ancora una volta un post dal treno. Sono di ritorno da Firenze, dove abbiamo avviato una serie di iniziative sull'innovazione ambientale e quando possibile si usa il treno, perché ne dicono alcuni giornali che parlano anche su di me, di un uso di elicotteri della finanza, e ho potuto rispondere con molta chiarezza che io soltanto quando devo fare sopralluoghi sui parchi nazionali, su zone di dissesto idrogeologico, ovviamente utilizzo, perché me lo mettono a disposizione, gli strumenti dello Stato italiano, ma sfido tutti i politici di questo paese a fare come me, e cioè non aver mai portato né parenti né familiari né usato mai mezzi di Stato per spostamenti privati, e questo ve lo dovevo perché credo che è un elemento di trasparenza. E oggi a Firenze sono andato a visitare delle nuove costruzioni ecologiche a basso impatto, che consumano molto meno energia, a dimostrazione che c'è già un'economia verde che funziona, quella che il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon chiama la rivoluzione verde, la green economy, quello che è il futuro, che in Italia molti si ostinano a non vedere, ma che invece è la realtà della possibilità che occupazione, impresa, lavoratori possano essere sempre più verdi, nel senso di legati all'ecologia, un modello di sviluppo compatibile con il pianeta. Su questo dovremo continuare a lavorare, come pure sulla finanziaria. Io vi rilancio il blog di SOS Pendolari, che è collegato anche al mio blog e al sito dei Verdi su verdi.it, perché ancora una volta i Verdi in Parlamento con molta chiarezza hanno detto che non ci può essere rottamazione auto o vecchi moduli di quel tipo se non si interviene innanzitutto e prioritariamente sul rilancio del trasporto ferroviario, che abbiamo cercato di potenziare, ma secondo noi si deve fare ancora di più.